faccio parte delle madri del Parco Lalei Iran. Madri del Parco Lalei sono madri in lutto Iran, che questi 33 anni dal regime iraniano, da Khomeini in poi, loro figli sono stati uccisi nel carcere iraniani o dopo elezione del 2009, sulle strade e nelle prigioni dopo elezione. Queste madri ogni sabato dopo elezione sono usciti in un parco di Teheran, si chiama Parco Lalei, e di là è cominciata questa manifestazione di queste madri. In silenzio loro chiedono tre cose: abolizione di tutte pena di morte, che per questo sono oggi qua, 10 ottobre, giornata mondiale pena di morte, contro pena di morte, e loro vogliono che tutti i prigionieri politici vengano liberati, loro vogliono che tutti mandanti e esecutori tutti i crimini di questi 33 anni vengano processati. Madri del Parco Lalei oggi con me in Firenze partecipano alle manifestazioni contro pena di morte. E di questo e delle sentenze che oggi sono in Iran. Io con me ce l'ho poche di queste sentenze che esistono, che uno è questo signor Yusuf Nadarkhani. Lui è un iraniano che ha voluto cambiare sua religione. Lui è un cristiano, un prete. In Iran è stato condannato a morte. E ci sono anche dei minorenni. Ci sono in Iran minorenni all'età di 18 anni viene fatto la pena di morte a loro. Tipo questo ragazzo che è stato ucciso. Però, ma mi raccontavi prima che una tua amica è uscita da poco di carcere dall'Iran. Mia amica è uscita da carcere, un attivista. Questi rapporti che noi abbiamo con l'Iran è molto, molto normale, di avere amici che sono stati in carcere, amici che sono usciti o amici che ancora sono in carcere e che non sono usciti. Uno di loro è Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana che da più di un anno e un mese, settembre è andata in prigione. In carcere di Teheran, in carcere Evin, lei avvocatessa di tanti difensori dei diritti umani, di tanti difensori dei diritti delle donne, è in carcere solo perché difende difensori dei diritti umani. Lei dal carcere qualche giorno fa ha mandato questo a suo marito nel loro giorno anniversario del loro matrimonio, un colombo di pace, scrivendo una poesia, e su questa poesia scrivendo: chiedo, vorrei democrazia, libertà e pace per tutti.